Vorrei veramente presentare la fondatrice e ideatrice di Tina Via Praga, festival che ha 8 anni di storia e che viene a incontrare Brer Art, Monica Burian. Tina B è un acronimo, This is not another Biennale, penso che in relazione con Brer Art che sta cercando dei spazi su tutta la città, corrisponde più che altro benissimo, perché tutte le due relazioni si trovano, diciamo, in occasioni particolari. Qui abbiamo invitato the best. Diciamo molto molto bene degli anni passati di Tina B, artisti dai Stati Uniti, Italia, Francia, Repubblica Ceca. Comunque abbiamo artisti internazionali quasi tutti premiatissimi, per esempio Federico Solmi, che verrà presentato all'Anteo, è un premio Guggenheim, quindi proprio the best of Tina B che arriva a portare un grosso contributo a Brer Art. Io voglio solo dire le punte sono tutti i videoartisti presentati all'Anteo e all'Hotel Carlyle, che ci ha aiutato moltissimo, e Forakis, grande designer americano, che si presenta per la prima volta, che lavora con la Apple, lui ha un premio MoMA del design, quindi abbiamo un video nuovo fatto per questo evento, abbiamo una serie di eventi che seguirete sul sito Brer Art. Siamo felicissimi di essere insieme. Grazie.